Stasera in Pole Position parliamo di materiali plastici. Per farlo abbiamo invitato un'azienda leader in questo settore di Arco, del territorio appunto di Arco, e si chiama Domo Engineering Plastics Italy ed è con noi Domenico Locurto. Buonasera e benvenuto. Buonasera, Grazie. grazie. Grazie per essere con noi, Global Product Manager appunto di questa azienda che ha una storia nata, legata diciamo al 2013 come data simbolo. Sì, l'azienda nasce nel 2013 come ragione sociale attraverso l'acquisizione del gruppo Domo di un ramo di azienda, di un'altra azienda trentina presente sul mercato da tanti anni e leader di mercato per i filati tessili. Quindi, Che è Aquafil, che dico bene. Aquafil, sì. Nel 2013 avviene l'acquisizione da parte del gruppo Domo. Domo è un'azienda a capitale privato, belga, con quartier generale a Ghent e con stabilimenti produttivi in Europa e anche all'estero, quindi in Cina, Stati Uniti, India. Fondamentalmente ci occupiamo di produzione e trasformazione di poliamidi. Ecco, la poliamide è un materiale plastico noto da circa 80 anni, estremamente versatile, questo ne ha fatto un materiale di successo e utilizzabile non solo nel campo tessile, perché probabilmente più noto per i filati tessili, le calze, i collant, Sì, sono fatti in come poliamide, il nylon, diciamo, per nylon, sì, capirci. ma anche per uso ingegneristico, quindi come tecnopolimero, e per produrre questo materiale partiamo dai chemicals che sono a monte della catena del valore e Domo si occupa di produrre questi chemicals partendo dai prodotti di raffinazione del petrolio e arrivando fino ai monomeri, quindi caprolattame e poi poliamide 6. Parliamo, Locurto, di prodotto. Lo stabilimento di Arco ha un fatturato importante, tra l'altro circa 100 milioni di euro. Sì, lo stabilimento di Arco impiega 120 persone, ha sviluppato nel 2017 100 milioni di euro, c'è un budget che prevede per il 2019 110 milioni, quindi in crescita. È un'azienda che trasforma la poliamide, che quindi viene acquisita dalla casa madre, e che vende nei settori tecnici, quali il settore automobilistico, l'elettrico elettronico e il settore per trasformazione, cioè di usi generali come possono essere il tempo libero, lo sport, l'arredamento. Questi sono un po' i segmenti principali. Dunque, Quali sono i marchi? commercializziamo attraverso il marchio Domamid, che caratterizza la poliamide modificata vergine, quindi proveniente da poliamide vergine. Economy del marchio che contraddistingue la poliamide proveniente da materie prime secondarie, spiego meglio, si tratta di materiali provenienti da sfide di lavorazione del campo tessile, Domolen per il polipropilene e Termec per i gradi che sono tecnopolimeri più tecnici con prestazioni più elevate rispetto alla poliamide. Questi fondamentalmente i marchi principali. Il fatto di. Parliamo di Eh plastica beh, fondamentalmente e la certo, plastica ovvio. è un settore estremamente importante per l'economia in generale, per l'economia europea. È un settore che impiega circa 1,5 milioni di persone con 60.000 aziende che trasformano materie plastiche e parliamo anche di macchinari connessi alle materie plastiche e sviluppano un fatturato di intorno ai 350 miliardi di euro in Europa a 28, compresa la Norvegia e la Svizzera. Per il futuro, pensate di continuare questo, diciamo, feeling con l'ambiente, questo eco-friendly? Di fatto l'Economid è il marchio che contraddistingue questi prodotti che sono riciclati. La poliamide è un materiale che si presta ad essere riciclato sia attraverso il riciclo meccanico che il riciclo chimico. Noi ci occupiamo fondamentalmente di riciclo meccanico e abbiamo una tecnologia che è all'avanguardia, quindi efficiente, siamo in grado di poter produrre dei materiali con un minore impatto ambientale rispetto alla poliamide vergine, quindi con un beneficio dal punto di vista della,
della riduzione delle emissioni di CO2, per esempio, ma anche di minore richiesta di energia, minore impiego di risorse fossili. È un materiale che indubbiamente sta avendo un forte successo, quindi desideriamo proseguire in questa direzione. Ad Arco ci sono le competenze, c'è una professionalità che ha origine ancora prima del 2013, quindi sì, primi anni 2000, e riteniamo che questo possa essere un po' l'elemento differenziante rispetto alla concorrenza. Grazie Domenico Locurto, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.